mister, un punto sul campo del Bari, un punto comunque difficile da ottenere su un campo complicato, però c'è un po' di rammarico magari soprattutto nel primo tempo. Sì, come hai detto te, rammarico soprattutto nel primo tempo, perché abbiamo avuto comunque 5-6 palle nitide per andare a segno, ma non siamo state bravi, cattiveria giusta per finalizzare e segnare. Ecco. Dispiace perché nel primo tempo parlo sempre, comunque la difesa e il centrocampo, la difesa ha lavorato bene, il centrocampo altrettanto, ci è mancato solo il gol, ecco, nel primo tempo, dove un pizzico di cattiveria in più avrebbe potuto portarci in vantaggio. Nel secondo tempo siamo un po', abbiamo seguito il loro gioco, dove poco gioco, tante palle lunghe, tanti livelli aerei e tanta confusione, ci siamo un po' adeguati al loro gioco. Diciamo un punto, ma due punti persi, sinceramente, per come si sono messe le cose. Ecco, è la prima partita del Verona senza subire gol, forse però si è avverata appunto la preoccupazione di Silvia Fuselli, che in prepartita aveva detto consiglio all'attaccante di sfruttare insomma ogni palla sporca, ogni occasione che c'è. Nel secondo tempo invece partita più disordinata, il Verona non è riuscito a trovare contromisure. Sì, esatto, comunque il primo tempo, ripeto, abbiamo avuto con Baldi, Pirone, Glionna, Pasini, comunque delle ottime occasioni da gol. Bisogna imparare dalle amichevoli che abbiamo fatto, prendere esempio da quelle dove se hanno 10-12 occasioni da gol e non si riesce a far più gol possibile. Bisogna iniziare dalle amichevoli, allenamento, e anche se è una partita comunque tra di noi, tra di loro, l'attaccante deve sempre cercare di buttarla dentro con la cattiveria di un attaccante che vuole arrivare a 20-25 gol. Se non mettiamo queste cose in allenamento, in amichevole, non ce le ritroviamo anche in partite importanti come queste. Ecco, c'è tempo, una settimana per lavorare, poi c'è la Roma, insomma, come arriverà il Verona dopo questo pareggio alla partita con la Roma? No, sicuramente arriviamo comunque consapevoli di aver fatto una buona partita comunque su un campo difficile come Bari, dove ti lasciano giocare poco, c'è tanta confusione, tanta aggressività da parte loro, quindi mi dispiace perché il primo tempo era stato comunque era stato messo sulla linea giusta, ecco. Purtroppo nel secondo ci siamo un po', come ho detto prima, adeguati al loro gioco. Roma sappiamo che è una squadra importante, ci prepareremo bene questa settimana per affrontare nel migliore dei modi e cercando di andare a togliere le lacune che abbiamo avuto oggi in partita.